Buonasera a tutti, siamo ad iniziare con Baritello, prego centrale. Buonasera, Molasti. Presente. Riccardo. Presente. Conti. Presente. Moroni. Presente. Giustificato. Garbelli. Presente. Guardabene. Presente. Grande. Latina. Aiotti. Presente. Calzi. Presente. Viviani. Presente. Sponzioni. Presente. Ogliabri. Presente. Giustificato. Passiamo dal punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbale sotto precedente dal 23/12/2021, dal numero 58 al numero 60. La delibera numero 58 è l'approvazione dei verbali da sotto precedente dal 26/11/2021, dal 50 al 57. La delibera numero 59, variazione in via d'urgenza del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, modifica la delibera del 28 gennaio 2021. La delibera numero 60, approvazione della razionalizzazione periodica, approvazione della relazione tecnica e della relazione dell'attuazione del piano di razionalizzazione, adottato con delibera di Consiglio Comunale numero 48, assunzione delle utilizze per le deliberazioni conseguenti. La delibera numero 61, la modifica del piano sanitariale comunale. La delibera numero 62, approvazione a convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico delle attività produttive denominato sportello unico associato di Scontero. Se ci sono interventi o osservazioni sui verbali, se no possiamo fare la votazione. Quindi votiamo il punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente del 23/12/2021, per numero 58 e numero 62. Favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per la realizzazione in forma aggregata di pista ciclabile e affidamento attività di committenza al consorzio.it S.p.A. Prego. Allora, purtroppo abbiamo i microfoni che non prende il suo, che non funziona, cercherò di parlare un po' alta voce. Allora, questo punto, appunto, è relativo appunto alla realizzazione in forma associata della pista ciclabile con i comuni di Dovera, che sarà il comune capofila, Bagnolo Cremasco, Prestiatica e Monte Cremasco. Infatti questo viene fatto perché la legge di bilancio del 30/12/2021, numero 334, comma 534. E qui praticamente approviamo la convenzione per la realizzazione in forma aggregata di pista ciclabile e affidamento attività di committenza al consorzio IT. Allora, i riferimenti normativi appunto sono la legge di bilancio approvata alla fine dell'anno scorso per l'anno finanziario 2022. In sintesi, diciamo, con questa legge di bilancio del 2022 è stato istituito il finanziamento con una dotazione di 300 milioni di euro per presentare entro il 31 marzo 2022, per quello che è stato convocato d'urgenza questo Consiglio Comunale, in realtà 3 giorni fa hanno prorogato di un mese la cosa, però ormai tutti avevano, diciamo, preparato le cose, gli altri comuni hanno deciso di andare avanti nell'approvazione, e che è appunto relativa alla richiesta di contributi per l'annualità 2022 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale
E poi anche, come si vedrà, c'è anche un punto che parla della mobilità sostenibile. L'articolo a cui si fa riferimento, il 534, appunto parla di progetti di rigenerazione urbana, parla appunto dei 300 milioni di euro nel bilancio del 2022, e poi fa riferimento a altri capitoli, altri paragrafi, diciamo 535, dove appunto c'è la nota che dice possono richiedere i contributi del comma 534 i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti con il limite massimo di 5 milioni di euro, diciamo, è il tetto massimo di questo bando per ogni singolo, diciamo, progetto che poi viene approvato. La domanda è presentata dal comune Capofina, per cui la tipologia delle opere era appunto manutenzione per riuso e rifunzionamento di aree pubbliche, di strutture edilizie esistenti pubbliche, poi miglioramento della qualità del decoro urbano con anche qui della ristrutturazione edilizia di mobili pubblici, con lo scopo di riferimento principale allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, e poi il punto 3 parla di mobilità sostenibile. E è proprio nel questo, diciamo, possibilità che si fa questa convenzione, proprio appunto per partecipare come comuni di Dovera, Baiano, Monte e Bagnolo e Crestiatica, avendo un totale di 15.000 abitanti, di partecipare per questo progetto di ciclabili. Allora, come nelle premesse, appunto, c'è scritto che le amministrazioni si sono trovate più volte per appunto parlare di questa possibilità, e lo scopo principale è che il potenziamento e la riqualificazione della viabilità esistente, di collegamenti, è di grande importanza per gli enti. Allora, quello che è stato fatto, visto le tempistiche di cui è stato presentato queste possibilità di fare questa cosa di 300 milioni, e visto la scadenza che era alla fine di marzo, cosa Consorzio.it cosa ha pensato? Qualche anno fa erano stati fatti un progetto generale di ciclabili per tutto il Cremasco, per cui praticamente si è preso questo progetto come partenza, si sono spacchettati a gruppetti di comuni che almeno facevano 15.000 abitanti, in modo tale da presentare più progetti, perché se tutto Cremasco l'avesse presentato assieme, il tetto massimo era sempre 5 milioni di euro, presentandovi 6 gruppetti, perché però, diciamo, potenzialmente la città è più alta, per cui lo scopo è stato questo qui. L'intervento quindi è finalizzato alla massima e più efficace tutela degli interessi pubblici, perché appunto c'è la sicurezza stradale, c'è il movimento della sicurezza stradale, c'è l'ambiente, c'è la salute, e anche il discorso di turismo e tempo libero che può essere incentivato con appunto le città. E appunto abbiamo la possibilità di fare questa cosa in forma associata, per cui in attuazione al dispositivo queste evidenze è opportuna la sottoscrizione di apposita convenzione per la realizzazione degli interventi richiamati in premessa. Quindi, e l'altro punto è che siccome come Cremasco appunto c'era SCR, che adesso è diventato Consorzio.it, che è una società in house, controllo congiunto, inoltre può fare attività ausiliarie e centrali unica, quello che si propone questa convenzione anche di affidamento dell'attività di committenza a consorzio e, per cui, diciamo, l'altra cosa è che deve essere nominato appunto un comune capofila a cui il consorzio darà, diciamo, tutto il supporto possibile per l'espletamento delle pratiche, diciamo. Fare alcune cose perché la domanda era presentata da ogni singolo comune, per cui quello che si delibera stasera con questa convenzione, che nella prima parte riporta un po' quello che ho detto, appunto
l'oggetto della convenzione, il fatto che venga individuato un comune capofila, il fatto che ci sarà un responsabile del procedimento che poi il consorzio.it sarà il geometra Campanini, e appunto è quello che dovranno poi fare, è un cronoprogramma e un piano finanziario, diciamo, da presentare poi col l'altro. Poi c'è l'articolo 6, che sono degli obblighi degli enti, come, non so, al deposito delle domande necessarie per l'accesso ai fondi, a svolgere le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, e tanti altri, diciamo, punti che servono appunto a riuscire a portare avanti, l'opera. Per esempio nell'articolo 7, che è una cosa importante, dice relativamente alle quote di proprietà sulle opere che, diciamo, verranno realizzate, i comuni convengono che le opere restano di proprietà dei rispettivi comuni con criterio della territorialità, cioè indipendentemente dal fatto che vengono fatte 12 km, poi diciamo sarà il comune dove c'è la città che diventerà del comune con tutti gli obblighi, perché per esempio vengono citati nell'articolo 8 dove dice i comuni convengono che per le spese di gestione e ordinaria manutenzione si fa rinvio successivo accordo da siglare con concorso del consorzio.it a seguito della realizzazione dell'intervento, che è praticamente il fatto di dire si riconosce che la proprietà della Cittabile è dove è il territorio dove viene costruita la Cittabile, e per cui anche il comune si farà carico della gestione poi ordinaria per tutte le Cittabili. Quindi a questo punto qui c'è la delibera, viene appunto costituirsi in forma associata, dove il comune capofila sarà l'idea di approvare appunto questa convenzione, di stabilire che questa convenzione qui avrà durata per un periodo che va dal 25/3 del 2022 fino al 24/3 del 2024, infatti se guardate il cronoprogramma che è allegato, c'è un arco temporale per cui verrà svolta per tutta questa attività qualche parte dal 2022 in avanti. E poi dopo di incaricare il sindaco di Baiano Scarnasco, appunto poi la rappresentante legale per la firma della cosa, di incaricare il comune capofila per tutte le attività necessarie e di trasmettere poi il presente provvedimento consorzio.it, che poi dopo fare in modo di partecipare alla fase. Per cui questo è quello che approviamo stasera. Poi c'è appunto il cronoprogramma che dà un'idea delle tempistiche, per cui guardando qui tutto quest'anno e la gran parte dell'anno prossimo verranno utilizzati per il completamento del progetto e tutto quanto va, e poi dopo ci sarà la fase di gara e poi diciamo la fase di realizzazione, cioè, auspicando che si sì, c'è un resoconto molto sommario di quanto sono le spese, ma visto che la cifra massima che sarà disponibile sono 5 milioni di euro, è fatto in modo da arrivare a 5 milioni di euro della realizzazione, della progettazione e di tutto. Una cosa che è citata sul documento è che in questa fase propedeutica la richiesta di contributi grazie all'intervento di consorzio.it non si prevedono costi per i comuni, quindi questa fase qui che è seguita da consorzio.it non c'è nessun costo per i comuni, visto che è una società, diciamo, dei comuni. Dopodiché una volta che si vinceranno il bando, allora tutte le successive fasi rientrano e saranno finanziate dal bando. Poi una cosa che non è dentro nel punto che approviamo, perché si approva la convenzione, ma giusto per darvi delle indicazioni, poi dopo magari se qualcuno può vedere meglio, questa è una piantina dove, diciamo, con i colori diversi si vedono le ciclabili. In rosso sono i nuovi percorsi. Allora, Vaiano ha
attorno alla IAMA è quello dove ci saranno i nuovi percorsi, perché i nuovi percorsi si prevedono praticamente da monte andando verso la rotonda della Minicar, diciamo, dove c'è il deposito, e poi dopo ci sarà il completamento della ciclabile oltre la Paulese per arrivare oltre il ponte del canale, e poi è prevista anche una ciclabile che da monte va a Cristiano. Poi con le ciclabili nuove è prevista un pezzo di ciclabile nuova che partirà da Bagnolo, più o meno dove c'è il distributore del supermercato, che farà in modo di arrivare a Crema, non passando sotto la rotonda ma andando dentro la campagna, intercettando una strada, diciamo, di campagna solo per i trattori che arrivano lì. Quindi queste sono le parti nuove. Dopo, per esempio, ci sono indicate tutte le parti che verranno, ci sarà una certa manutenzione, e delle altre dove ci sono dei percorsi da riqualificare, per cui attorno alla Vera ci sono molti percorsi da riqualificare, però per esempio come alcune manutenzioni da fare sono previste anche sulle nostre ciclabili più vecchie. Per cui questo, siccome in questa fase del bando non vogliono dei progetti definitivi, vogliono vedere principalmente i percorsi, quello che è stato deciso è questo, e una volta che sarà approvata questa convenzione, al bando verranno legati, diciamo, questa idea, diciamo, di percorso. Ecco, questo è quanto. Nel tempo, Presidente, se posso, io avrei delle domande che sono un po' più di rilievo tecnico riguardo alla convenzione, e anche dice che si riesca a dare una risposta. Se riesce a dare delle risposte. Perché guardando la convenzione, sì, a mio avviso, se non risulta sufficiente. Scusate, mi sono dimenticato una cosa. Dopo che sono state spedite questi documenti per il Consiglio Comunale, è arrivato un documento di Consorzio Punti.it dove. C'era la richiesta di un'aggiunta, che era un'aggiunta all'articolo 6. Aspetta che c'è. Allora, praticamente, su richiesta dei comuni capofila, di un comune capofila, ma diciamo accettato da Consorzio.it, per cui con tutte le approvazioni che vengono fatte sarà, diciamo, aggiunto questa parte all'articolo 6, c'è una cosa che appunto riguarda principalmente il comune capofila per tutelare il comune capofila, e è praticamente questo. Adesso poi ce l'avevo qui, questo qui è il documento che è arrivato, diciamo, è protocollato il 18, ma successivo alla spedizione dei documenti a voi. Dopo noi abbiamo, diciamo, fatto i controlli, telefonato a Consorzio.it e per vedere un attimino, per avere alcune delucidazioni, però questo, diciamo, aggiunta all'articolo 6, che era quello che era relativo agli obblighi, in fondo proprio c'è: il comune capofila non effettuerà anticipazioni di cassa e o pagamenti anticipati su fatture relative alle opere realizzate sul territorio da altri comuni aderenti alla presente convenzione. Per evitare, appunto, non era chiaro, sembrava che il comune capofila dovesse pagare tutto lui, no? In realtà è stato aggiunto questa cosa. Poi, successivamente all'ottenimento del contributo, i comuni e Consorzio.it provvederanno a stilare un accordo relativo alle modalità e alle tempistiche di pagamento delle fatture, con indicazione degli eventuali trasferimenti di risorse dai comuni o da Consorzio.it verso il comune capofila. Poi resta inteso che tutti i comuni e Consorzio.it sono consapevoli che qualora si dovesse trovare condivisione relativamente alla stesura dell'accordo di cui al punto precedente, questa questione
delle fatture di pagamenti del passaggio del trasferimento, però la presente convenzione si intenderà risolta senza alcun onere per il comune capofila e non si darà corso all'accettazione del contributo. Quindi è stata aggiunta questa cosa per tutelare il comune capofila e per fare in modo che non debba sobbarcarsi un'ulteriore battuta dei pagamenti di cilindri che si stanno realizzando in altri momenti. Per cui quello che si chiede stasera è appunto di approvare integrandola anche con questa nota aggiuntiva che è arrivata successivamente, che però ci siamo, diciamo, abbiamo verificato che è quello che fa. Grazie. Relativamente al punto 5, era per chiedere cosa si intendeva per la scuola integrata di consorzio IC. La scusa? L'azione integrata, sì. Relativamente al punto 5, dove si è rilevato che in prima pagina del punto 5 seconda è stato previsto l'azione integrata con solo tweet, la convenzione sull'ospitalità deve essere l'ultima. E la maggiore convenzione o la convenzione? Questo. La convenzione, esatto. Il punto 5, rilevato in seconda pagina, esatto, è stato previsto l'azione integrata con solo tweet. Allora, perché appunto il discorso è che quello che si vuole fare è di, come è spiegato nella proposta, è quella di dire quello che, siccome si dice,